Ciao a tutti gli amici di cinefonioci.com, oggi andiamo di unboxing. Come potete vedere qui abbiamo l'Octa-Core 64 bit più economico presente in questo momento sul mercato. È in fase di lancio e sto parlando dello Emless M52. Ci è stato fornito dal nostro partner Tiny Deal al prezzo che avete sicuramente visto nell'articolo della settimana scorsa che abbiamo pubblicato nel sito, e devo dire che dopo 2-3 giorni dall'ordine il telefono è stato spedito e in meno di 3 giorni ci è arrivato, quindi Tiny Deal si è dimostrato ancora una volta affidabile. Proseguiamo con l'unboxing. Come potete vedere abbiamo una scatola di colore azzurrino un po' fastidioso, mettiamola così, azzurrino acceso. Abbiamo il Markham Less in due stili diversi di scrittura. Abbiamo il sito mless.com. Questa righetta che ricorda un po' altre scatole già viste in passato. E tutte le caratteristiche tecniche di questo telefono scritte posteriormente. Andiamo a fare l'unboxing vero e proprio. Troviamo il telefono con sacchetto addirittura personalizzato, troviamo un piccolo libricino in tono con la scatola, sempre marchiato un LESS, totalmente in inglese, quindi direi non male, ha più di 20 pagine, quindi anche abbastanza spesso per gli standard a cui eravamo abituati. E poi troviamo caricabatterie USB nero e anche il cavo nero, caricabatterie marchiato e devo dire di fattura un po' grossolana, sembrano quelli che trovate in internet per 1-2 euro. Poi avete una pellicola già applicata nello schermo di questo telefono, non avete pellicole di scorta e non avete gli auricolari, quindi proprio base, però considerando quello che costa direi che basta e avanza. Ecco qui il telefono, è stato identificato come un clone dello Xiaomi Redmi Note, fatta eccezione per la presa micro USB sopra anziché sotto e per lo speaker su tutta la parte posteriore anziché solo nel lato sinistro. Partiamo con le dimensioni. Allora abbiamo un'altezza di 15,20 cm, una larghezza di 7,80 cm e uno spessore di 8,2 mm. E come già vedete voi dalle dimensioni, facendo un confronto rapido, l'altezza è molto simile a Redmi Note, ma larghezza e spessore no. Quindi adesso sinceramente non saprei dirvi se gli accessori originali ballano bene. Bisognerebbe fare una prova e vediamo se riusciamo a farla noi magari con una cover o qualcosa di tanto per risolvere qualche dubbio, vediamo come andrà a finire. Allora abbiamo uno schermo da 5.5 pollici IPS con risoluzione HD, cioè 1280x720. Qui sopra abbiamo una fotocamera da 5 megapixel interpolata a 8, capsula auricolare. Qui appena a destra avete un LED di notifica, direi anche bello luminoso. Ovviamente il telefono supporta il 4G grazie al processore Octa-Core MediaTek 6752 da 1.7 GHz. E qui sotto abbiamo i tasti stile Xiaomi, quindi diversi nei disegni su come siete abituati, di colore rosso. Qui il rosso è un po' sbiadito, quindi tira un pelino il bianco. Passiamo al lato, abbiamo il tasto di accensione, spegnimento e blocco, sopra le cuffie da 3,5 e la micro USB, sinistra abbiamo il tasto volume in formato intero e sotto abbiamo il microfonino e la scanalatura per aprire la back cover. Passiamo dietro, abbiamo la fotocamera da 13 megapixel, ovviamente
non reali ma da 8 interpolata a 13, flash LED, marchio e i forellini per lo speaker posteriore. Passiamo all'interno, qui abbiamo ovviamente un dual SIM come siamo abituati, una in formato standard, vediamo se riesco ad aprirlo senza romperlo, una in formato standard, una in formato micro e qui abbiamo l'espansione di memoria fino a 64 giga e una bella batteria da 3200 mAh e qui lo speaker. Chissà che ci duri per bene questo telefono, visto la batteria abbastanza grande. Parliamo poi di due caratteristiche tecniche fondamentali che sono la RAM, quindi RAM 2 GB e lo spazio interno da 16 GB. Accendiamo. Schermata bianca con marchio. Piccola musichetta, diciamo anche poco fastidiosa, dai, rispetto a tante altre. E qui abbiamo la schermata principale. Devo dire che vedete i tasti un po' bianchetti, rosso un po' spento. Torniamo alla ROM, devo dire che la ROM è praticamente Android KitKat Stock 4.4.4, non è personalizzato. Schiacciando qui potete mettere gli sfondi, il widget. Torniamo indietro, tenendo premuto il centrale avete la chiusura rapida delle applicazioni, come abbiamo visto anche sull'iPhone. Vediamo adesso il menu. Menu è standard. Vediamo la ripartizione della memoria. Abbiamo 2 giga ripartiti per le applicazioni di sistema e 11 giga per tutto il resto, foto, video, eccetera. Ovviamente, come abbiamo già detto, espandibili fino a 64 tramite micro USB. La batteria da 3200 mAh, qui avete soltanto risparmio energetico classico. Poi abbiamo le screen gesture, la scelta del colore della LED notifica, possiamo programmare accensione e spegnimento. Abbiamo già le opzioni sviluppatore attive. Andiamo a vedere se è realmente KitKat. Vi dico già che il MLS ha diffuso che arriverà un aggiornamento all'Lollipop. Speriamo che sia il più presto possibile e che non sia, diciamo, random, cioè detto così tanto per attirare i clienti come ha fatto Ulefone a suo tempo. Doveva arrivare l'aggiornamento all'Olipop a febbraio e invece siamo a fine marzo e deve ancora arrivare. Comunque, come avete visto, KitKat originale. Devo già dirvi che appena mi è arrivato ha già fatto un aggiornamento software proprio del sistema e quindi direi che sembra seguito al momento, a parte che è in uscita, però non si sa mai. Come vedete è fluido, il touch è buono. E veloce. Andiamo su AnTuTu. Io vi faccio vedere prima le informazioni che sono queste. Abbiamo la CPU MediaTek 6752, la scheda grafica Mali T760, risoluzione schermo in HD, 13 megapixel di fotocamera posteriore, 2 GB di RAM, abbiamo visto lo storage interno. Poi 320 dpi di densità dello schermo, test touch, 5 tocchi. Scendiamo ancora e qui avete i sensori supportati. Abbiamo la direzione, l'accelerazione, la luce, la prossimità e la bussola che ovviamente noi testeremo. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare la funzione OTG. E testeremo anche quella e anche il GPS, non preoccupatevi. Vi faccio vedere lo screenshot, ecco qui, del test AnTuTu. Abbiamo un valore di 43.040, quindi direi molto molto buono. Addirittura Andrea Metto superiore al Meizu. Vediamo se magari costando meno durano queste prestazioni. Vediamo come si comporterà questo telefono dato il prezzo ridotto. Mi sembra di aver detto tutto,
E ci sentiamo per la recensione. E ciao a tutti. Okay.